Buonasera, ben ritrovati con la trasmissione Eleviamoci, una puntata dedicata alla mobilità sostenibile, quale futuro e quale opportunità offre anche in ottica giovanile. In un'epoca in cui si punta sempre di più al green, diventa importante per la salvaguardia del nostro pianeta, infatti, cercare delle vie alternative e soprattutto cercare di tutelare la salute del nostro pianeta. E quando si parla di ecosostenibilità o di sostenibilità ambientale, ci riferiamo anche ovviamente alla crisi energetica, quella che si sta facendo sentire sempre più ultimamente dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Questa sera affrontiamo l'argomento con gli ospiti, uno in studio con me. Buonasera intanto a Marco Di Cosimo, imprenditore del gruppo Ceteas Di Cosimo. Buonasera. Buonasera, e anche collegati con noi ci sono Silvia Tauro, referente Youth for Planet di Lega Ambiente Abruzzo, e Mauro Marrone, presidente del Comitato Regionale Federazione Ciclistica Italiana. Dunque, per mobilità sostenibile noi intendiamo una modalità di spostamento che sia attenta alle esigenze del pianeta, ma sia attenta anche a non impattare negativamente con il nostro ambiente. E potremmo definirla un insieme quindi di pratiche virtuose che puntano alla salvaguardia del nostro ambiente. Marco Di Cosimo, la sua azienda in particolare, che si occupa proprio di logistica innovativa e sostenibile in questo campo, mette in campo delle buone pratiche, il caso di dirlo, e mi scusi il gioco di parola. Cosa state facendo proprio a proposito di sostenibilità? Sì, allora innanzitutto mi presento, sono Marco Di Cosimo, faccio parte della seconda generazione di imprenditori per quanto riguarda il gruppo Di Cosimo, società fondate da mio padre e ad oggi seguite da me e da mio fratello, ognuno su ambiti diversi del gruppo. Proprio qualche giorno fa stavamo facendo un incontro con il marketing e stavamo discutendo sulla comunicazione futura. Effettivamente riflettevamo sul fatto che tutte le aziende del gruppo hanno due caratteri distintivi. Il primo è quello assolutamente della sostenibilità e il secondo è quello dell'innovazione. Faccio un esempio, a partire da Ceteas, che è l'azienda più vecchia del gruppo, mio padre ci racconta sempre che 40 anni fa, per esempio, quando si rompeva, noi facciamo carrelli elevatori e prodotti hardware per la logistica, quando si rompeva un carrello era il cliente che doveva preoccuparsi a trovare un camion, portarlo presso un'officina autorizzata, lasciarlo per poi attendere i tempi di riparazione e tornare sempre con il camion a riprenderlo. Ad oggi il mondo è cambiato, noi siamo stati i primi per esempio a introdurre l'officina mobile e quindi andavamo presso il cliente generando del saving anche a livello di impatto ambientale. Un conto è muoversi con un furgone, un conto è andare con il camion. Per esempio c'è Abalog, la società del gruppo che fa software per la logistica, anch'essa struttura tutti i software con l'obiettivo di rivedere i processi logistici per generare del saving. C'è Carrello One, che è la società che seguo io direttamente, che dà una seconda vita ai carrelli elevatori usati che magari vengono buttati, rottamati, con un impatto ambientale importante dopo n anni di vita. Noi li rigeneriamo e li rimettiamo sul mercato, non solo in Italia ma anche in paesi esteri dove potrebbero lavorare altri anni. E per concludere c'è il gruppo Gilda, che effettua logistica a casa di terzi, quindi a casa dei nostri clienti, e soprattutto effettua consegne ultimo miglio a temperatura controllata con un brevetto, molto il nostro fiore all'occhiello, diciamo così, che è il progetto Shelter. Progetto Shelter di cui parleremo più avanti. Vorrei invece sapere da Silvia Tauro, che è la referente del progetto Youth for Planet, un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche, che ha proprio l'obiettivo di mobilitare tantissimi giovani, anzi mi verrebbe da dire migliaia di giovani volontari in tutto il paese, coinvolgendoli di fatto in un'attività diretta sia per le sfide ambientali e sia per tutto ciò che si può fare per difendere il pianeta. Ecco, in particolare ci spieghi di cosa vi occupate e cosa prevede questo progetto? Buonasera a tutti. Con il progetto Youth for Planet, Lega Ambiente da giugno dell'anno scorso, portando avanti un percorso comunque già avviato negli anni precedenti, si è voluta dare l'impegno di rendere costantemente consapevole e supportato scientificamente l'interesse ambientale dei più giovani. Quindi intanto ha attivato un
programma di formazione nelle scuole e nelle università sui principali quindi temi degli ambientalismo tramite proprio dei metodi sempre aperti, partecipati ed educazione non formale, che però dia delle risposte quindi sempre critiche e basate sui dati e sulle reali prospettive delle criticità ambientali. E solo dopo quindi questo adeguato supporto formativo si cerca di agevolare il più possibile la partecipazione dei giovani al dibattito pubblico, alla progettazione pubblica, anche quindi alla parte legislativa che grava sulle tematiche ambientali, portandoli dal livello quindi territoriale, locale, fino al livello nazionale ed europeo, a far sentire la loro voce in quelli che sono gli spazi di decisione e quindi in questo senso agevolare la loro partecipazione alla mobilitazione e nello stesso tempo renderli parte attiva dei nostri monitoraggi ambientali e scientifici, del volontariato nelle aree protette, quindi in tutti quei luoghi e quelle modalità in cui le prospettive dell'ambientalismo si esprimono al meglio anche come parte critica e costruttiva. Grazie, allora vorrei che intervenisse anche il nostro terzo ospite che è il presidente del comitato regionale della federazione ciclistica Mauro Marrone, al quale invece vorrei chiedere proprio a beneficio dell'ambiente di quelle che sono le sue esigenze, abbiamo parlato finora proprio di rispetto del nostro ambiente, quali sono state e quali sono le iniziative che state mettendo in campo come federazione? Beh, uno quando pensa alla federazione ciclistica pensa all'attività sportiva, al Giro d'Italia, in questi giorni lo stiamo vedendo, anzi siamo per vivere in Abruzzo una 3 giorni intensissima con 2 bellissime tappe, ma in realtà la federazione ciclistica tra i suoi impegni è anche quello di alimentare, di promuovere la mobilità alternativa. E quale mezzo più alternativo alle mobilità che abbiamo normalmente, quale quello della bici, anche in modalità intermodale, quindi bici treno, bici pullman. Su questo noi abbiamo tantissimi progetti con le nostre SD e tra l'altro siamo partner anche di Lega Ambiente, con cui già qualche anno fa abbiamo firmato un programma di accordo, quindi una collaborazione, e collaboriamo con loro su tanti progetti, anche col Parco Regionale Velino Silente ad esempio abbiamo un accordo, anche con il Gallo Costa dei Trabocchi, diciamo che ci siamo messi per quello che è il nostro ambito, cioè l'attività ciclistica, lo andare in bici in sicurezza e in tranquillità, ci siamo messi a disposizione un po' di tutti quelli che sono i maggiori promotori che si occupano appunto dell'ambiente e di questo tipo di modalità. Ecco, e tra queste alternative ci sono anche il bike sharing, ci sono tante alternative che oggi il mercato ci offre, poi vedremo proprio una bicicletta elettrica di ultima generazione e avremo con te occasione di parlare ancora, anche se ti vediamo che sei in work in progress, perché sappiamo che stai tornando da un'escursione proprio che fa parte delle tue competenze nel tuo lavoro. Dove sei stato? Raccontaci. Sì, stiamo recuperando proprio in questi giorni e poi che rientra in un progetto più grande che ha proposto il Comune di Fossacesia su un percorso che partendo dalla Via Verde permette di raggiungere l'Abbazia di San Giovanni in Venere, che penso tutti i telespettatori conoscono perché è una delle più importanti e più significative della nostra regione, attraversando un bosco, io direi una foresta bellissima, perché ci sono dei tratti in cui sembra di essere in alta montagna con dei ruscelli, delle cascate e anche un vecchio mulino che contiamo di recuperare, quindi sarà un percorso molto suggestivo, già domenica ci sarà la manifestazione mountain bike per promuoverlo e poi proseguiremo con delle passeggiate che dal mare porteranno all'abbazia e al ritorno, facendo conoscere questi percorsi molto interessanti che possono anche essere un'alternativa a una problematica che hanno tante città di mare, che è quella del traffico e del parcheggio, visto che in 5 minuti dai parcheggi di San Giovanni in Venere si raggiunge la costa. Bellissimo, grazie, ne continueremo a parlare dopo. Marco Di Cosimo, invece la maggior parte delle aziende ultimamente sta cercando di dotarsi di sistemi per gestire la logistica in modo sempre più sostenibile. Lei ci accennava a un progetto Shelter, di che si tratta? Allora, il progetto Shelter è un brevetto che abbiamo realizzato insieme all'Università dell'Aquila, insieme a Sevel, alla Sevel di Atessa, che consiste in un box refrigerato. Questo box refrigerato è multitemperature, può essere regolato dai meno 30 fino al temperatura ambiente, addirittura può essere anche spinato. Ecco, lo vediamo proprio nelle immagini. Perfetto, questo sì è tutto il nostro processo logistico che adesso vi spiego. Questo box, che è proprio quello che stiamo vedendo adesso, che il collega sta riempendo,
Praticamente è un box che può essere refrigerato, quindi multitemperatura, e serve, rivoluziona un po' il mondo delle consegne. Facciamo un esempio per capire meglio. Immaginiamoci il vicino comune di Città Sant'Angelo, dove per esempio ogni mattina arriva il furgoncino che consegna N colli di temperatura a 3 gradi, quindi del fresco, salumi e latticini. Poi arriva quello che consegna il surgelato a meno 20, poi ne arriva un altro che addirittura consegna il temperatura ambiente, bibite, bevande, eccetera. Quindi sullo stesso posto, sullo stesso punto vendita, arrivano N mezzi con N autisti, N consumi, N spese di nafta, autostrada. Per consegnare più delle volte pochi colli, al massimo un pallet, due pallet, e per poi tornare indietro. Con il progetto Shelter, questo per esempio, questo video è stato proprio girato, manco a farlo apposta, al comune di Città Sant'Angelo. Sì, lo vediamo. Praticamente noi che facciamo all'interno dei nostri hub logistici? Prepariamo le merci e mettiamo in ognuno di questi box le merci per temperatura, quindi in uno è il meno 20, in uno è il 2 gradi, in uno è il temperatura ambiente e così dicendo. Questi box poi vengono direttamente inseriti sopra il mezzo, che può essere dal furgone fino ad arrivare al bilico. E quindi, per tornare all'esempio di prima, io vado al comune di Città Sant'Angelo nello stesso punto vendita con un solo mezzo, quindi nella consegna a ultimo miglio, a parità di merce trasportata ho un trasporto, un solo autista, un solo costo di nafta, autostrada e tutto quello che dicevamo prima. Quindi il vantaggio è l'ottimizzazione dei costi, perché su un solo mezzo si riesce a trasportare beni a varia temperatura sostanzialmente. Assolutamente sì, ma non solo, facciamo un'altra riflessione. Ad oggi il 90% delle merci viaggiano su pallet, quindi che non è nient'altro che una pedana, detto volgarmente, dove io vado a posizionare sopra i miei prodotti, ma che poi devo stabilizzare. Per stabilizzare si usa il film, film plastico. Immaginiamoci ogni giorno quanto film viene consumato solo per reggere una pedana che viaggia da un punto A a un punto B. Lo shelter, essendo un box sigillato, io mi vado a eliminare tutti quelli che sono quegli imballi superflui che comunque mi generano un problema per l'ambiente. Un ultimo punto di riflessione: consideriamo che il brevetto non è tanto nell'allestimento, ma soprattutto nell'interfaccia, nell'attacco che c'è tra il pianale del mezzo e l'allestimento che ci vado a posizionare sopra. Lo stesso furgone che io uso dal lunedì al venerdì per fare le consegne lo potrei utilizzare il sabato e la domenica, mettendoci l'allestimento del furgone 9 posti, e andare al mare in vacanza con la famiglia, magari utilizzando un unico mezzo invece di andare con due autovetture, se si è più di 5 persone. Beh, un risultato direi ottimale in effetti, perché si risparmia ovviamente sul consumo di energia, ma si ottimizza anche sulla quantità di materiale utilizzato, che poi per riciclarlo diventa abbastanza oneroso. Sì. Grazie, grazie, interessante. E invece a Silvia Tauro vorrei chiedere quali sono questi obiettivi del programma Youth for Planet di Lega Ambiente e soprattutto quali debbono essere le scelte politiche e amministrative per favorire i risultati ottimali da conseguire con questo progetto. Youth for Planet nasce da una consapevolezza, che era quella dell'interesse sempre più forte dei giovani per l'ambiente e della loro consapevolezza, e che quella che è l'associazione ambientale italiana, insomma, di più lungo corso, ormai quarantennale, aveva il compito quindi di farsi portavoce di queste esigenze e di questo interesse, raccogliendo quindi non solo le esigenze dei giovani, ma anche il loro modo di comunicare, il loro modo di arrivare, in maniera tale che essi stessi potessero farsi portavoce presso i loro coetanei e anche quindi presso quindi la società stessa di quelle che sono le loro istanze, riconoscendo quindi ai giovani la capacità di farsi capire da soli, di arrivare da soli, di non avere sempre bisogno di interlocutori che poi facciano anche da intermediari, ma semplicemente che siano i loro interlocutori. Ecco, e in questo senso, opportunità proprio per i giovani e per il loro lavoro, quali sono i programmi e le iniziative che voi state organizzando per aiutare anche un inserimento dei giovani che insomma concludono il loro percorso scolastico e magari vogliono affacciarsi proprio al mondo della sostenibilità?
Noi abbiamo sempre un focus molto alto su quelle che sono le prospettive, quindi in particolare su quelli che sono detti oggi i green jobs, i lavori verdi, e lo facciamo da anni. Abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare sul nostro territorio, anche a collaborare e a dare voce a quelle aziende che per prime, ad esempio, hanno intrapreso percorsi virtuosi di economia circolare. Li abbiamo raccontati negli anni passati con le nostre campagne, con il Treno Verde. Negli ultimi anni siamo stati quindi tra i promotori del progetto Trabocchi Mob, in cui la Camera di Commercio Chieti Pescara, IGAL Costa dei Trabocchi, il Polo Inoltra, in particolare quindi con la collaborazione dell'Istituto Tecnico Superiore di Ortona per la mobilità sostenibile, hanno quindi messo in piedi questo sistema di trasporto e comunicazione alternativa all'interno del nostro territorio, che ha connesso quindi la Costa dei Trabocchi non solo come ciclovia, ma anche quindi con il resto del territorio tramite un progetto di intermodalità. I ragazzi proprio dell'Istituto Tecnico di Ortona hanno realizzato quindi gli studi sulla mobilità sostenibile, hanno partecipato tramite il Polo Inoltra, questo proprio per farli entrare attivamente in un racconto del territorio in cui la mobilità sostenibile è opportunità di lavoro che va declinata non solo quindi in senso turistico, ma anche in senso quotidiano. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, è importante quindi far capire ai giovani, ad esempio, che non bisogna aver paura del cambiamento. Oggi noi sappiamo che la transizione ecologica impatterà fortemente, ad esempio, sul settore dell'automotive, e questo comporterà un cambiamento quindi delle prospettive di lavoro, ma vuol dire anche che bisogna semplicemente formarsi in maniera diversa. Ci sarà bisogno di mobility manager, ci sarà bisogno di riprogettare e di riprogrammare le città. Queste sono sfide lavorative per i giovani a cui noi non possiamo prepararli, perché non compete a noi la formazione tecnica, ma sta a noi come associazione tenere aperto quindi lo spettro delle vedute, dare ai ragazzi delle prospettive, non fargli aver paura del cambiamento. Sicuramente la formazione dei giovani non è l'argomento di questa puntata, noi ce ne siamo già occupati in precedenti puntate e devo dire abbiamo cercato di dare un quadro generale, ma l'importanza della ecosostenibilità riguarda anche il territorio, come si diceva, e quindi io mi aggancio a questo proprio per chiamare in ballo anche Mauro Marrone, dal quale vorrei sapere questi percorsi che voi state, questi sentieri che state recuperando e che conducono nelle parti più interne dell'Abruzzo. Intanto dove si trovano e dove si possono avere le informazioni qualora ci fosse interesse a percorrerli o comunque svolgere attività lì? Ah, ci sono diverse tipologie di percorsi, ad esempio sono quelli che, percorsi che sono curati dalle nostre ASD, che sono quelle che organizzano anche le manifestazioni. Noi in Abruzzo abbiamo più di 100 società che organizzano quasi 80-90 eventi in bicicletta, anche e soprattutto a livello di mountain bike, quindi fuori strada. Per questo bisogna rivolgersi, diciamo, alla parte agonistica. Per quello che riguarda i percorsi che sono fruibili, noi abbiamo anche collaborato ad esempio con la rete ciclabile dei Trabocchi, che si trova in rete. È abbastanza semplice adesso cercare percorsi fruibili in bici, perché basta mettersi un attimino su internet, su Google, fare una piccola ricerca e si trovano tantissime opzioni anche per tutte le tipologie di bici. Poi adesso anche con la grandissima diffusione del bike sharing, del noleggio bici o e-bike, diciamo anche per i meno esperti, meno preparati, è possibile affrontare percorsi più o meno difficili, anche se io consiglio sempre, e anche questo è un settore su cui noi abbiamo lavorato tantissimo, di rivolgersi ad accompagnatori che siano venuti fuori dai corsi o corsi della federazione o corsi organizzati dalla regione Abruzzo, che si collaborano con le scuole di formazione regionale. Quindi anche su questo bisogna lavorarci tanto, perché come andare a fare l'escursione in montagna bisogna avere una guida alpina, anche per fare un'escursione particolare in bici bisogna avere qualcuno di esperto che riesca a prevenire pericoli. Poi ci sono anche per non ritrovarsi nei guai, insomma, no? Sì, anche perché la bicicletta è un mezzo meccanico che può avere diverse problematiche. Se uno non è esperto rischia di trovarsi come ero io in quel bosco. Se uno si trova in quel bosco da solo, comincia a fare sera, con qualche cinghiale che comincia a girare, non è molto, molto divertente. Non è salutare, quindi, diciamo così, dai, sì, ma talvolta sì. Succede anche di forare, qualche volta è successo anche a me, quindi insomma
Bisogna essere sempre in compagnia, è preferibile, no? Sì, in compagnia, avere l'attrezzatura giusta, perché anche per un lavoratore adesso le moderne tecnologie hanno dei sistemi per fare delle riparazioni rapide, rientrare e poi sistemare la cosa. Quindi ci sono i sistemi per andare in sicurezza. Poi, come stavo dicendo, per concludere, ci sono le ciclabili, ormai si stanno diffondendo sempre di più. Io ho assistito alla presentazione dei bike plan di diversi comuni, anche comuni importanti, quindi vedo che anche le amministrazioni hanno capito che non è creando parcheggi o facendo piani traffico più o meno veloci che si risolve il problema della mobilità sostenibile, ma è dando alternative. Questo secondo me è fondamentale. Mi riallaccio al discorso che diceva anche Silvia Tauro, bisogna fare un cambiamento globale dell'approccio alla mobilità, perché sentivo una volta in un convegno che a Pescara entrano 100.000 macchine ogni giorno. Se ci entrassero invece che 100.000 macchine, 100.000 biciclette, ci sarebbe molto meno inquinamento e molto meno traffico. È chiaro che questa è un'utopia, però cominciare a lavorare su ridurre il numero di macchine che entrano e che raggiungono una città come Pescara sarebbe sicuramente un grosso passo in avanti. Ecco, a proposito di biciclette e di come poter abbattere l'inquinamento in città, c'è un'azienda che ha immesso proprio di recente sul mercato una bicicletta ultra tecnologica e iperleggera, ha una durata, un e-bike, quindi ha una durata, un'autonomia di circa 200 km e senza catena, e pur essendo una bicicletta dalle alte performance ha uno stile veramente elegante. E l'idea è nata a un imprenditore italiano che però vive a Copenaghen e che ha unito in questa bicicletta proprio l'amore per queste due ruote del Nord Europa allo stile italiano. Vediamo un attimo proprio un video che la riguarda. Questa era la bicicletta Noco, davvero innovativa e rivoluzionaria. Poi magari col presidente della federazione si può fare un test della due ruote che è appena nata, insomma, ce la dovrebbero portare in Abruzzo a breve. Ultimo giro di domande. Allora, Marco Di Cosimo, quello che vorrei sapere a questo punto è come lei prevede che in futuro possa avere il suo sviluppo questa nuova tecnologia, questo progetto Shelter che avete proposto e che abbiamo guardato proprio prima nelle immagini. Sì, allora noi siamo sicuri che prenderà sempre più piede, un progetto a cui noi crediamo molto, che abbiamo già industrializzato, quindi stiamo partendo con una produzione di massa, e siamo sicuri che prenderà sempre più piede rispetto al classico Europallet, soprattutto sulle consegne ultimo miglio. Immaginiamo in quest'era di Covid, digitalizzazione, di vendite online, c'è sempre più richiesta di consegne, di collettame di piccoli prodotti da consegnare davanti alla porta di casa, e quindi con questo progetto Shelter riusciamo a ottimizzare tanto sia a livello di costi che di ambiente, quindi siamo sicuri che a breve ne vedremo tanti circolare per le nostre strade. Sempre per preservare il nostro pianeta e per un maggior servizio al cittadino. Assolutamente sì. Silvia Tauro, invece quello che vorrei chiedere a lei è proprio il cambiamento della destinazione d'uso nell'ottica della sostenibilità del nostro territorio pubblico. Come si può arrivare ad ottenere ciò?
Quello che dicevamo prima, c'è bisogno di un ridisegno e di una riprogettazione dello spazio urbano. Quello che diceva Mauro, ad esempio, sull'area di Pescara è vero, ogni giorno entra un numero altissimo di macchine in città e in generale nella nostra regione è comunque molto alto il rapporto di numero di macchine per abitanti, questo sia nelle aree interne che nelle aree costiere. Questo quindi intanto vuol dire che dobbiamo operare un cambiamento culturale, ma poi soprattutto dobbiamo accompagnare il cambiamento culturale con le infrastrutture, quindi provvedere alle ciclabili, provvedere anche al rafforzamento del trasporto pubblico locale e soprattutto poi quando si parla di ridisegno dello spazio urbano, ripensare proprio come abbiamo organizzato le nostre città, il fatto che i servizi siano tutti centralizzati in alcuni punti, che le aree del commercio siano state periferizzate nei grandi centri commerciali. C'è bisogno di riportare vita, attività, commercio, amministrazione in tutti i punti della città. Il cittadino non deve essere proprio portato a spingersi in un unico punto con un unico mezzo, deve poter scegliere dove vivere, deve scegliere di poter vivere totalmente lo spazio della sua città. E per quanto riguarda i più giovani è anche fondamentale ribadire una cosa, una mobilità sostenibile quindi che funziona soprattutto a livello di trasporto pubblico, di trasporto condiviso, per quella fascia di età tra i 15 e i 20 anni che frequenta le scuole superiori, e anche la libertà di poter scegliere la scuola che vogliono frequentare indipendentemente da dove abitano, quindi senza essere penalizzati. Silvia, la devo interrompere perché siamo davvero in chiusura, abbiamo superato il nostro tempo. In chiusura, per chiudere, un'ultima domanda a Mauro Marrone. Quali sono le difficoltà che si possono incontrare ancora in Abruzzo oggi per la sostenibilità? In due parole. Aspetta che non ti sentiamo. Proviamo a sistemare il microfono. No, era il mio audio, chiedo scusa. Perfetto. Dicevo, bisogna fare questa rivoluzione culturale e far capire a chi ha una vecchia concezione di mobilità che è una mobilità che non ci possiamo più permettere. Quindi faccio un esempio, Pescara dallo stadio a Piazza Duca in bicicletta occorrono meno di 15 minuti, in macchina 15 minuti è il tempo per trovare il parcheggio, solo per trovare il parcheggio. Quindi come vedete una città come Pescara potrebbe tranquillamente essere, non dico come Copenaghen o come Amsterdam, ma andarci molto molto vicino. Quindi il discorso è cominciare dai ragazzi, e ci si sta lavorando, tante associazioni come Lega Ambiente o altre stanno lavorando, e far capire che il mezzo bicicletta o anche andare a piedi sono salutari, sono economici e soprattutto fanno bene al nostro futuro, che soprattutto è loro. Benissimo, siamo in chiusura, io ringrazio i miei ospiti per essere stati con me e se volessimo chiudere con uno slogan potrei dire: se vogliamo fare del bene al nostro pianeta passiamo alla mobilità sostenibile. Grazie, alla prossima puntata, arrivederci.